Come state ragazzi? Come va? Com'è andata la giornata? Buonasera a lei, Sandrone. Allora, sapete che ciao Foscurato, ciao Zaco. Sapete che ci stiamo per collegare con il mio amico di vecchia data Vacca? E quindi sarà insomma una diretta con lui. Adesso fra poco vado a vedere se c'è già. Intanto saluto quelli che ci sono. Ciao Tundu. Michael ha lavorato tanto? Anch'io oggi ho lavorato tanto, tutto il giorno. Ma tipo fino ad adesso proprio. Ciao Cinzia. Sono a casa, Secchi che mi dice dove mi trovo, a casa come è giusto essere. Vacca mi sembra che sia entrato nella nostra diretta, se è così lo vado a cercare, eccolo qua. Sto collegando con Vacca, che non vedo veramente da tantissimo tempo. Ciao Edo, ciao Manuel. Eccolo! Bellissimo. Ciao Ale! Max, come stai? Bene, 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 tu come stai? Anche è un piacere rivederti. per me, lo stavo dicendo in apertura, ho detto questa sarà una diretta con un amico di vecchia data. Non ho neanche detto con un rapper, un artista, perché quello che sei per me è veramente un amico di vecchia data. Abbiamo fatto mille cose insieme io e Ale, da musica Assolutamente insieme a serate a viaggi. sì. Assolutamente sì. Ieri ho fatto questa intervista con la Casa del Rap, con il buon DJ Fede, Sì, ho che conosco visto, ho bene, visto. e stavo ricordando un po' gli albori della non nuova scena in termini proprio attuali, quindi recenti recenti, ma del riavvento della scena milanese dagli inizi 2000, e ricordavo il fatto che sei stato il primo non solo a pompare il reggaeton più di 10 anni fa, quindi Sì. facile parlo adesso che tutti quanti riempiono le sale con quello. Brigante lo faceva già anni fa, e per chi non lo sapesse, c'ha pure un vecchio disco con due mie collaborazioni reggaeton di qualche Grande. anno Era, fa. credo fosse il 2005, 2005, quindi si tratta veramente di 15 anni, Ale. 15 anni fa. Brigante avanti 15 anni, io 10, Brigante 15. E non solo, ricordavo anche col buon Fede che sei stato il primo a portare nei grossi club quando il rap comunque non aveva spazi nel mainstream della società, non solo musicale, ma proprio dei club e tutto quanto, per la serata del Rolling Stone, che era comunque una serata rock, crossover, eccetera, eccetera. Tu avevi la tua ultima oretta dove Sì. spingevi hip hop in un contesto abbastanza coraggioso, diciamo. Sì, è vero, è vero. Poi devo dire che quando ci siamo impossessati di quel locale del Rolling Stone con il Five Star facendo le serate hip hop, era molto anche grazie a te, a tutta la tua crew, ai Dogo, a tutti quelli che facevano la scena in quel momento e che erano sempre con noi lì Esattamente, in quei esattamente, quel club. venerdì sera storico. Senti, dove sei adesso, Ale? Sono a Milano, sono tornato un 2 mesi fa per il disco, non pensando a tutto ciò, Certo. non programmando tutto quanto. Alla fine niente, siamo stati di parola, siamo usciti lo stesso col disco nonostante ci avessero chiesto i distributori ovviamente per motivi proprio di distribuzione reale, nemmeno. Io esco domani col fisico, realmente. Il CD l'abbiamo Ok. voluto fare uscire sul digitale lo stesso 2 venerdì fa, perché non ci sembrava giusto lasciare i fan a bocca asciutta e pensare solamente al riscontro mio economico, come stanno facendo tutti quanti, Sì, ci realmente. sono tantissimi dischi rimandati che non escono, certo, Sì, vero. leggevo le parole della Zucker. Qualche giorno fa, ieri l'altro ieri su S Magazine, un articolo che hanno fatto riguardante dei suoi pensieri su questo periodo,
un po' ripetuto quello che io ho detto agli Arcade settimana scorsa, ovvero che inaspettatamente streams e tutto quanto sono andati in ribasso, soprattutto in Italia, con un calo del 25% da quando è iniziata la quarantena, ma proprio per il motivo, proprio per il motivo che la musica, non solo dai giovani, ma da tutti quanti, viene ascoltata per la maggior parte su queste piattaforme digitali, in macchina piuttosto che in palestra, in piazza con gli amici, a scuola, eccetera, eccetera. Venendo a mancare l'attività esterna, viene pure a mancare, tra virgolette, la voglia alla gente di star solo a far quello. Tant'è che avevamo YouTube in morte, e invece si sta rialzando un attimino in questo momento, proprio perché la gente in questo momento preferisce guardarla, la musica, proprio perché è a casa. Col fatto che i ragazzini comunque hanno pochi giga a disposizione, eccetera, eccetera, spesso e volentieri si fanno il calcolo se aprire un link, guardarsi un video per strada o a casa. Per questo YouTube è sceso. Stessa cosa accade in questo momento col digitale per quanto riguarda la musica ascoltata realmente su questo tipo di piattaforme. Quindi niente, per quanto mi riguarda, io ho solamente messo da parte i miei interessi economici, possiamo farlo tutti quanti, è giusto, loro ci regalano da vivere da sempre, e parlo di loro, i nostri fan, chi ci supporta, è giusto per una volta mettere da parte i nostri interessi economici, più grossi o più bassi che siano, ma in questo momento bisogna fare tutti qualcosa, secondo me, e da parte nostra l'unica roba è far musica. Sì, è un tema molto interessante. A me è capitato di toccarlo anche con J Balvin in una recente intervista. Lui stesso mi ha detto che ha avuto pressioni enormi per fare ritardare il disco, ma che poi lui alla fine ha deciso di farlo uscire per il motivo esatto che hai detto tu. Mentre parlavi, mi è venuto un flash che devo per forza dire. Tu a un certo punto hai detto: no, perché YouTube era morto, adesso si sta riprendendo. Io devo raccontare che la prima persona sul pianeta Terra che mi ha parlato di YouTube è questo ragazzo che vedete sotto di me adesso. E un giorno mi dice: no, Max, mo adesso faccio il video e poi lo metto su YouTube. E io non sapevo. Io ho detto: dove lo metti? E i video andavano nelle televisioni, era un'altra epoca. No, ma non me ne frega niente, lo metto su YouTube. Allora, spiegami che cos'è YouTube. Era proprio l'inizio di YouTube e Ale, che è sempre stato molto avanti in generale, mi spiegò che cosa come funzionava. Ti apri l'account, carichi il video. Sì, perché realmente io arrivavo dalla morte di MySpace, quindi MySpace ci ha insegnato proprio a regalare la musica, ovvero dico, caricare. Quello è forte. Io ero il numero uno su MySpace in Italia, ero in classifica sempre primo. Ma perché? Sostanzialmente perché sono stato il primo realmente a regalare la musica, prima su MySpace e successivamente su YouTube con anni e anni, sono 16 anni che io regalo musica su YouTube, tutti gli anni in maniera esagerata. E in particolare ricordo un 2013, dove l'estate 2013, se non erro, a cavallo a metà giugno e fine agosto uscirono 17 pezzi, niente video, erano tutte canzoni regalate, praticamente era una ogni 3 giorni. Io uscivo, andavo in studio, registravo, mixavo e buttavamo fuori, senza un riscontro economico, perché realmente a quei tempi probabile YouTube non pagava nemmeno, non esisteva la monetizzazione. Sì, non si monetizzava. Quella è stata la mia prima promozione, sono stato il primo realmente a capire che la promozione, soprattutto per gli artisti indipendenti che non hanno spazi realmente da nessuna parte, quello lì era lo spazio gratuito dove potersi giostrare. Se sei bravo, la gente ti viene a seguire, e se fai cagare non ti ascolti, certo, più. Certo. Io ho calcato la mano lì sopra negli anni in cui YouTube appunto era appena nato. E niente, adesso nel futuro poi è diventata la promozione di tutti quanti, un singolo al mese, fino a quando non esce quello che ti lancia, lo spera, è per dire uno di quegli esempi. Adesso la cosa più probabilmente più giusta da fare, perché comunque per un artista giovane uscire direttamente col disco quando non ha una fanbase, quando non c'è realmente interesse e non ha background da dire butto fuori un tot di cose, realmente non serve, è pattato quel tempo, quindi è giusto giocarsela in questo modo qua. Senti, che segnali hai invece, cambio un attimo il discorso, dalla Giamaica, come si stanno vivendo questo momento?
sui 250 infetti, niente di che. Però essendo piccola l'isola, tutto chiuso, eccetera, eccetera. È comunque tutto chiuso, no? Sì, ma tutto il mondo sta riaprendo alcuni paesi adesso. Noi speriamo il 4 del mese prossimo. E tu, Ale, come te la sei No, vissuta? Che non è che sei proprio uno che è facile da tenere in casa. Come te la sei vissuta? noi non ci vediamo da un po', Max, almeno io e te, almeno da 3 anni, perché non ci siamo visti quando è uscito Don, non ci siamo visti quando è uscito Don Vacca Corleone, e ci vediamo adesso. Quindi no, io realmente da quando ho tagliato i capelli ho cambiato anche mentalità sotto punto di vista lavorativo, quindi io la quarantena realmente non la sento. Adesso sono in studio, ho casa qui sopra. Io Max realmente non vado non vado al club, non vado a fare aperitivi, non faccio vita sociale con gli altri rapper, eccetera, eccetera. Quindi il tempo quando sono in Italia e non solo lo investo per la maggior parte in studio. Quindi la giornata è di 24 ore, io almeno 18 le passo in studio, Ah beh, 16, 13. ti è cambiato poco, ti è cambiato poco. No, sì, mi cambia poco. Da 4 anni a questa parte ho deciso di riprendermi almeno la mia poltrona e di conseguenza per riprendersi la propria poltrona come tu ben insegni, noi ogni tanto facciamo delle battute a tua insaputa, ma adesso te la racconto davanti a tutti. Praticamente noi diciamo che nel tempo che Brigante ti fa una domanda, Brigante ha già fa fatto 4 fatture, perché realmente Max è un esempio di stacanovista, di lavoratore che è trascinato dalla propria passione, perché anche tu hai la fortuna Sì. di lavorare con la musica che è la tua passione da sempre. Io ho la stessa Sogno, fortuna, un sogno proprio, un sogno io ho la stessa realizzato. fortuna, di conseguenza ritengo che un artista debba fare arte e non godersi la fama quando in realtà realmente poi l'arte non è ancora stata fatta, perché io ti parlo magari per gli artisti più giovani, vedo spesso e volentieri, ma non solo, anche artisti più della mia generazione, magari fanno un disco poi per un chissà quanto, li vedi al club, li vedi agli aperitivi, li vedi qua, là, in giro, ma in studio ci stanno poco. Un disco, ne parlavo ieri, un disco realmente in quanto lo fai se tu stai in studio tutti i giorni? Quanto lo fai? 4 mesi? Non servono Sì, forse uno, anche due, meno, tre, forse anche meno. quattro, 5 anni. Per 5 anni ti inventi una lingua nuova e rappi una lingua sconosciuta, però realmente se tu lavori, lo fai almeno due, ogni 2 giorni andare in studio, che dico, voglio dire, la gente comune va a lavorare tutte le mattine. Ma Noi certo. abbiamo la fortuna di poterci alzare all'ora che vogliamo, ciò non significa che dobbiamo far festa tutti i giorni o stare a guardare le serie piuttosto che i film. No, già abbiamo questa fortuna. Ci spetta a noi alzare il culo e portarlo in studio e lavorare. Con ciò non significa che ogni giorno ti uscirà una hit se vai in studio tutti i giorni, no, però almeno ci provi, fai il tuo lavoro, non butti via il tempo, che è la cosa più importante di tutte, perché non te lo dà indietro nessuno, e come questo periodo ci insegna, tutto può accadere da un momento all'altro. Senti Ale, voglio andare un attimino sul disco. Te la senti addosso questa bad reputation? Io la più brutta reputazione di tutti quanti nella scena italiana. Ciò non significa che sono una brutta persona, ciò non significa che io faccio del male o sono un brutto esempio da prendere. Io questa brutta reputazione me la sono sudata, ok? Tirando fuori i coglioni, perdonami il termine, decidendo di combattere questa guerra che è il mio lavoro contro tutti, ma non perché non mi piace la gente o non mi piacciono i sistemi, non mi piacciono, siccome ho provato tutto in questa vita e soprattutto nella mia carriera, sono stato con le major, sono indipendente da millenni e orgoglioso, super fiero, e realmente per riuscire nelle cose basta la propria forza di volontà e avere un team che crede in te e crede in un progetto comune, quindi tutti quanti vogliamo arrivare allo stesso obiettivo. Quando ti stacchi da tutto quanto perché le cose non ti piacciono, quando dico le cose non mi piacciono, sono i finti buonismi, finto farsi piacere tutto, il finto il
sempre pretendere di essere chi non si è per rispettare i canoni e i parametri che il circolo che viene a crearsi ogni 10 anni, quindi di quelli che fanno il momento. Io non ci sto a quel gioco, a me non piace essere finto, a me non piace parlare male della gente, magari non ti rispetto umanamente, non ti rispetto artisticamente, non ti vengo dopo a chiedere un featuring solo per interesse a portarmi a casa qualche follower piuttosto che qualche vendita in più. Io so quello che valgo, e di conseguenza posso anche permettermi da un po' di anni a questa parte di invitare nei miei album chi ha meno spazio di me. Chi è più piccolo in termini di popolarità? Beh, che è una cosa che hai fatto L'ho spesso, però, sempre. sempre fatto, però a questo, cioè, da anni a sta parte è da sempre che posso permettermi di chiamare qualsiasi persona. Poi, ovvio, a seconda dei rapporti, le persone ti dicono sì o no, ma io non sono così ipocrita da andare a chiamare una persona con cui non sono in buoni rapporti o che non rispetto né musicalmente né umanamente. Di conseguenza, combatto la mia vita da solo e la mia guerra da solo. In passato, come tu ben sai, ho avuto dei problemi pubblici con intoccabili del sistema, e ciò ha fatto che tante porte mi siano state chiuse in faccia, ma sono sempre andato avanti, le ho riaperte a testate e Ma di anche perché è conseguenza. sempre stato Ale, è sempre stata una tua scelta. Cioè, io Sì, ti è sempre conosco stata la mia scelta, bene. però ti spiego, quello che io un attimino no, non riesco neanche a trovare la parola, per la quale mi incatto, è che non tutti hanno lo stesso trattamento. Ora, in questa società nessuno può immaginare di essere trattato allo stesso livello di altri. Ci sono diversi budget, diversi Sì. progetti, eccetera, eccetera, che ovviamente ti mettono in categorie diverse, ok, per determinate cose. Artisticamente parlando, sincero, nel 2020 io ritengo che dal primo all'ultimo possono succhiarmi il cazzo, senza peli sulla lingua. Quindi Io artisticamente ti non ho problemi a adoro, raccontare. io adoro la tua diplomazia. No, però Max, con tutta l'umiltà del mondo, io lavoro per crescere, per evolvere la mia arte, e sinceramente il riscontro mi dà ragione, nel senso che le recensioni, tutti gli articoli fatti, piuttosto che i messaggi della gente mi danno vincitore. Io comunque ho 40 anni, orgoglioso di essere un bellissimo ragazzo, Ma tu un ne hai già ragazzo che mi... Io 40, Ale. ho fatto 46 qualche mese fa e sono super orgoglioso perché ne dimostro ancora 29. Sono più fresco dei ragazzini di 25. La mia musica è più fresca dei ragazzi del 2020, nonostante appunto io abbia 40 anni e sono a cavallo di già 2 generazioni, però sono sempre riuscito a mantenermi fresco e a essere vacca nonostante cambiassero i tempi. Quindi il mio disco suona fresco, suona 2025 lo stesso, nonostante vacca, il suo nome è nelle orecchie di tutti da 15 anni, va bene. La gente non si è ancora stancata perché Vacca continua a essere quello che realmente è, senza far finta di essere qualcos'altro. Ieri pensavo proprio che io mi piaccio proprio, cioè io sono proprio contento di quello che sono. Vabbè, certo, hai fatto Tanti per miei forza. colleghi non sono contenti di quello che sono realmente, umanamente, per quello devono essere qualcun altro o essere come qualcun altro. Io sono Vacca. Se tu dici Vacca chi somiglia? Vacca è Vacca, assomiglia a Vacca. Oh, La ma tu gente può somigliarmi, io non posso somigliare a nessuno. hai detto 15 anni, ma forse un po' di più. Quando era il primo disco, scusa? Al Il primo disco è 2004. 2004, 16 anni allora. 2003-2004, quindi sì. Sì, una vita, tante, tante generazioni, tanta musica. Mi sembra che il rap ti piaccia sempre tanto, Ale. Non ho capito. Mi sembra che il rap ti piaccia Ah, sempre ok. tanto. A me piace, è realmente la mia passione, è realmente il mio migliore amico, è realmente ciò che mi ha cambiato la vita e continua a darmi da mangiare. E io ringrazio realmente tutti i giorni il Signore e nostra Madre Santa per avermi dato questa opportunità, per continuare a darmi l'opportunità di svegliarmi la mattina sano, senza tutti hanno problemi nella vita, ma
realmente io sto bene, sto benissimo. La mia musica mi dà talmente tanta forza, mi autocarica, che io sono sempre pronto a una nuova guerra. Non ho paura di nessuno, Sì, proprio di niente. si vede. Senti, prima parlavi di recensioni, me ne interessa una soprattutto rispetto a Bad Reputation, che è quella di tua figlia. La barra? No, no, la recensione di Bad Reputation dell'album di tua figlia, no? Ah, Cioè. no, non l'hai mixato, non, io ero appena tornato in Italia, quindi non l'ha ancora sentito mixata, ma ha sentito i pezzi Ah, così e ok. tutto così. E Però cosa il... diceva? No, ma lei sa che cosa? Io ho realizzato che i pezzi più, non dico conscious, però dove senti che cambia il mood, quindi un po' più triste. Lei è bambina, è spensierata, lei... balla tutto il giorno, vabbè, tutto il giorno, sa tutti i pezzi americani a memoria, sa tutte le canzoni di tutti gli artisti, da Rihanna, Beyoncé, da qualsiasi rapper. Essendo la sua lingua, allora imparano così, quindi Chiaro. la moda è quella e balla, lei balla, balla, balla. Di conseguenza, quando ci sono i pezzi carichi, lei è super presa bene. Quando il mood cambia, un attimino. Ma lo stesso pezzo che dedicai, Sangue del mio sangue, Azzurri, lei non riesce ad ascoltarlo. Si prende malissimo, quindi proprio gli viene questo magone, non... perché è un pezzo realmente che ti lascia qualcosa, capisci? Sì, certo. In più è suo, lo ascolterà quando io non ci sarò più. Le foto che avete fatto, ma un po' di tempo fa credo che ho visto su Instagram di voi due con la stessa tuta, sembrate tipo proprio della crew, della stessa crew, è una Lei figata. è la mia migliore amica, ha 10 anni ed è veramente sveglia, cioè è cresciuta comunque in mezzo agli adulti, quindi ha sviluppato il cervello in un altro modo, è proprio sveglia, sveglia, sveglia. Cioè, star con lei è come stare con te in questo momento, faccio qualsiasi tipo di discorso, ha già tutte le sue preferenze, già, io la porto a scuola la mattina, lei già mi dice a che ristorante vuole andare la sera, piuttosto che cioè, ieri sera mi ha chiamato. Ieri notte mi ha chiamato, era tutta gentile. Solitamente le chiamate 2 o 3 minuti, ce ne facciamo magari 10 al giorno, però 2 o 3 minuti vuole chiudere perché gioca con le sue amiche online o queste robe qua. E ieri invece era tutta dolce, tutto quanto, e mi fa: papi, mi serve. Comunque cominci adesso. E quindi vai di casa e pagare le robe online. E vabbè, Certo. volentieri. Com'è presa da TikTok? È già nell'età? Sì. Vabbè, Senti, tu non da ci puoi fare niente. TikTok, no, non proprio da TikTok, comunque il concetto di challenge mi sembra che l'hai assorbito e lo stai sviluppando. Io lo faccio mio, diciamo, come quando cambi i comandi della Play a FIFA, Sì, esatto. faccio il personalizza. Ho fatto la mia challenge personalizzata. Bro, io non so ballare, sono proprio un cane. Ho dovuto aprire il profilo TikTok, ma non lo sto neanche pubblicizzando perché veramente mi vergogno. Cioè, perché comunque sono grande, non è che ti puoi mettere a fare lo scemo più di troppo. Una certa reputazione brutta, come dicevi tu, però appunto non posso fare lo scemo così Certo. e mancarti rispetto ai miei valori, a tutto quello che professo ogni giorno. Comunque, la selezione dei video la fai tu personalmente prima di scegliere quale postare sul feed di Instagram? Guarda, ti dico la verità, no, no, ci sono i miei ragazzi Grandi ragazzi, la giuria. No, lui tra l'altro è Pink Empire, il ragazzo che mi ha prodotto Recensioni, tutto il disco, certo. praticamente, tutto il disco. E quindi no, fanno tutto loro, in realtà fanno tutto loro. Io sto scrivendo, sono già in mood produzione. Ale, quali sono i tuoi prossimi passi? Cioè, fra poco ci auguriamo tutti di poter uscire, muoverci, non sappiamo quanto, ma rimani un po' qua o torni in Giamaica? Allora, no, 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 sto qua. Allora, il problema che cos'è? Io solitamente sono uno a cui piace soprattutto cambiati gli algoritmi di vita in questo momento, da un po' di tempo a questa parte, musicalmente parlando, ancora di più. Bisogna un attimino riorganizzare tutto, essendo questo periodo una cosa nuova. E sinceramente non posso permettermi in questo momento di
far altro che promuovere il disco fino alla morte. Perché? Perché non ho avuto l'opportunità di promuoverlo con i mezzi che tutti quanti conosciamo, quindi in store, live, eccetera, certo, eccetera. Di conseguenza aspetto proprio di uscire per probabilmente farmi vedere in giro, ma deciderò in che modo, rispettando la legge e tutto quanto. Però l'anno scorso la mia promozione era stata fatta nei quartieri di Milano, e avevo portato una settimana prima dell'uscita del disco in tutti i quartieri, in molti quartieri di Milano, eravamo andati lì io, una macchinata dei miei soci, aprivamo la macchina, i ragazzi avevano l'appuntamento, si raggruppavano tutti in piazza e ci ascoltavamo il disco in anteprima. Adesso il disco lo conoscono già, però vorrei comunque farmi vedere. Ho firmato, hanno stampato un tot di copie, e tra queste copie me ne hanno mandate 500 dei CD che Dai. andranno in distribuzione sia nei negozi che oltre agli altri che non sono stati autografati. 500 li ho autografati, che verranno smistati tra Amazon e i negozi insieme agli altri non autografati. Mentre per la prima volta in vita mia abbiamo fatto con Solo Bombe, con Andrea, un doppio vinile, con un vinile è tutto Bad Reputation, mentre nell'altro ci sono i miei singoli. Abbiamo fatto una selezione di singoli del nuovo Vacca, quindi dal taglio di capelli in poi, Ah, ok. per i collezionisti di vinili, eccetera, eccetera, avevano anche quei Ma singoli. Quindi, scusa, Ale, non avevi mai fatto il vinile in tutti no, questi? mai, la mia prima volta e abbiamo Ah. fatto un lavorone tra foto, è veramente bello. Poi avremo, te lo manderemo. Figo, dai, è Detto un questo, bell'oggetto, hai fatto bene a farlo. no, ma abbiamo fatto veramente, guarda, ti dico, da quando sono con Solo Bombe, quindi da Don Vacca Corleone e Bad Reputation, è proprio un bel pacchetto di tutto quanto. In termini di, è stato curato sempre tutto nei massimi dettagli, nei minimi dettagli, dal mix al master, dalle grafiche, dai produttori che abbiamo selezionato, dalle rime, dal flow, dalla tecnica, dalla delivery. E quindi ti dico, il vinile è veramente quello che mancava alla mia collezione di tutto Pensavo l'avessi quanto. già fatto in tutti questi anni. No, Senti, no, abbiamo fatto l'anno scorso la statuetta, che sono stato il primo a fare la statuetta in il mio piccolino. sì. E quelle erano le robe strane. Adesso abbiamo fatto il vinile e basta. Quindi adesso tocca promuovere fino alla morte in qualsiasi modo. Adesso appunto è partito il primo challenge, ma ti anticipo che probabilmente già da domani parte il nuovo challenge. Cosa vuol dire? Sempre culi fuori, però cantone nuova. Ok. Quindi. Quindi ragazzi, il contenuto è fa ragazze, il contenuto è facile, però cambia il brano su cui farlo. No. Accontentiamo tutti, perché ti dico, io sinceramente, bro, guardando i miei dati, i miei insight di Instagram, ho un pubblico che è tipo al 78, 70, 78% catti, e il resto, quel poco di resto, quel 22% sono signorine. Da qualche giorno a questa parte, che abbiamo messo le ragazze che twerkano, c'ho un afflusso di donne che ma inaspettato. E quindi non si molla, Inaspettato. e quindi non si molla. No, ti volevo chiedere questo perché, proprio perché non ci vediamo da tanto, ho questi flash. Mi è venuto in mente quando, perché abbiamo fatto veramente un periodo io e Ale dove ci sentivamo tutti i giorni, ci siamo stati tanto vicini, Suonavamo e insieme. sì, facevamo un sacco di cose insieme. E insomma, a un certo punto Ale mi dice: "No, fratello, mi sa che me ne vado in Giamaica." Insomma, e da lì parte il viaggio. Vacca va in Giamaica, vabbè, ma durerà qualche mese. No, poi invece ci sta. No, poi nasce la figlia. Insomma, sono passati tanti anni, è più di 10, secondo me. Sì, Zuri ha 10 anni, quindi Una decina abbondante. era il 2009. Cosa ti ha dato, Ale, questa esperienza? Cioè, perché poi inizi a vedere la musica in un altro modo. Inizia a fare la musica in un altro modo, la musica ha un istinto diverso, però sono passati anche tanti anni, l'hai metabolizzato, è una parte importante della tua vita. Cosa ti ha dato, secondo te, questa esperienza di vita sulla musica? Cioè, come ti ha cambiato il modo di vederla? Allora, essendo la mia musica il riflesso della mia persona, quindi di ciò che ho sempre fatto, di ciò che vivo io nel mio quotidiano, la Giamaica prima ha cambiato me,
Io sono cresciuto nei quartieri, sono cresciuto in strada e quando magari cresci in quartieri un attimino dove comunque devi avere la schiena dritta per sopravvivere, perché parlare di sopravvivenza in Italia è un po' magari già più. Ci sono realtà pesanti, ok? Però detto questo, quando tu cresci in queste situazioni ti senti tra virgolette invincibile di conoscere tutto, di aver la verità in bocca. In realtà, poi quando sono partito, sono andato in Giamaica, in particolare a Kingston, lì sopravvivere è realmente una necessità. E non ti parlo in termini finanziari, quanto proprio di vita stessa, perché è facile perderla, capisci? Quindi la libertà ti viene a mancare, perché è una scelta di vita. Se tu ti trasferisci a Kingston, che comunque è un paese del terzo mondo, con le problematiche di un terzo mondo, con questo, per chi non è mai stato nel paese del terzo mondo, sono uguali al primo, con problematiche differenti, con servizi differenti, eccetera, eccetera. Di conseguenza è sempre pianeta Terra, non è che vivo nella giungla, in una metropoli come può essere Milano, però ha magari la differenza di classe, di classi sociali enormi. Quindi sopravvivere in un contesto come quello di Kingston per 11 anni, quello vuol dire tanto, soprattutto perché certa gente realmente non si vive determinate esperienze che fa, non apprende realmente da determinate esperienze che nella vita ha fatto per potersi poi rapportare con cose così difficili, ok? E ti parlo di tanta gente che viene uccisa. Adesso è cambiato già negli anni e tutto quanto, però comunque è un posto difficile. Essendo io cresciuto con valori di strada, ma quelli positivi, quelli genuini, come il rispetto per il prossimo, come la fratellanza, come la voglia di arrivare tutti insieme con la tua gente al top, come il fatto di non rispettare chi non ti rispetta, eccetera, eccetera. Valori che comunque io ritengo solidi, genuini. Cresciuto con la gangsta music della West Coast vecchia e tutto quanto, dal buon Tupac a tutta la Death Row e tutto quanto. Quindi cresci realmente con dei valori forti, ok? E vivendoli in prima persona, quindi stando in strada, facendo determinate esperienze, vivendo cose belle e brutte nella tua vita, andando in Giamaica amplifichi tutto alle stelle, ok? Se tu vedi i G, gli italiani sono G come in Giamaica, ma le problematiche sono diverse, la gente è abituata a diverse cose. Qui non vedi armi come le vedi a Sì, Kingston, okay? Tra le licenze, quindi chi ha il porto d'armi e chi non ce l'ha, probabilmente le armi ricoprono un 80% della cioè su 100 famiglie, almeno 80 tra legali e non ce li hanno. In Italia non vedi tutto questo, tutte queste cose. Quindi comunque ti elimino, ti cambia tutto il concetto di vita, ok? Ti cambia il concetto anche di musica, perché ripeto, rispecchiando la mia musica, ciò che io vivo, ciò che io faccio, ciò che io, le mie esperienze, ovviamente ti cambia tutto quanto. Di conseguenza, anche il fatto di essere io, facente parte di quella mentalità, andando lì l'ho amplificata a mille. Quindi se prima ero un bastardo, adesso lo sono probabilmente, sono bastardissimo, Un po' di più, capito? un po' di più. Molto di più, molto di più. Allora, Ale, avremmo forse dovuto fare mezz'ora, sono le 22:34, quindi siamo già un po' oltre. Però io ho scoperto un tastino qua, che è quello delle domande, e nel rispetto delle persone che stanno seguendo questa diretta, mi sembra giusto chiudere leggendoti qualche domanda, magari ne facciamo tre. Allora, fammi andare in questo tasto, qui trovo delle domande. Allora, questa non è una domanda, ma è un artista molto umile, continua così, Vacca. Un artista in continua evoluzione a livello di flow, magari avercene così in Italia, ma non è una domanda.
Ecco, questa è una domanda. Allora, che consiglio puoi dare, Vacca, ad artisti sardi che vogliono arrivare dove sei arrivato tu? Ma io non penso che nel 2020 la musica abbia regioni. O... La musica è globale. Artisti italiani hanno dimostrato di riuscire ad arrivare addirittura in America ed essere stra-rispettati lì, stra-rispettati in tutta Europa, in tutto il mondo. Di conseguenza la musica non ha più confini. Bisogna essere e non... essere... No, perdonami Max, essere... E non fare, forse? No, l'ho detto anche ieri, essere non... Oh, cazzo, l'ho buttata, mi sono perso la chance di passare da intelligente. Però volevi dire che bisogna essere autentici, dai, è quello. Sì, bro, cioè, non... La gente vuole apparire, ok? Bisogna essere, non apparire. Di conseguenza, per diventare qualcuno bisogna lavorare per diventare qualcuno, ok? E l'unico modo per prendere scorciatoie è tapparsi il naso e mangiare la merda degli altri. A me la merda non è mai piaciuta, la lingua nei culi degli altri non li mettono mai. È sempre giusto lasciare che il processo sia quello naturale, quindi aspettare il proprio turno, quando si è pronti a uscire, il resto non serve a niente. Dai, fammi leggere un altro due domande, ne facciamo tre. Allora, vabbè, no, siccome non ti ho chiesto niente sui feat, dai, una, questa qua è giusto prenderla, da Lollo Mincio, che dice: come è nato il feat con Enigma? Ma con Marcello... In realtà eravamo in contatto anche anni fa ed era stato fatto un pezzo in Shimai. Essendo che io sono un po' in guerra con tutti, probabilmente anche con Macete negli anni passati non ci sono stati proprio così tanti rapporti, proprio non ce ne sono stati. Quindi in questo momento che siamo tutti liberi da catene, è un artista che io rispetto molto, che probabilmente non fa nemmeno lo stesso tipo di musica che faccio io, ed era per quello che io volevo tirar fuori un altro Marcello rispetto a quello che è lui solitamente, una persona molto matura che mette in una categoria differente di artisti. Io sono ancora una testa di cazzo che tenta di lanciare un buon messaggio, nonostante magari le parole dure. Marcello è un artista, è un uomo maturo, e niente, ho voluto rapportarmi con lui sul beat ed è uscita una bella cosa ignorantella, come lui magari non è abituato a fare, ma ha dato il massimo, la sua strofa è top, il pezzo è bellissimo, tutti contenti. Ragazzi, vado a pescare l'ultima domanda, che poi mi sta morendo anche il telefono. Allora, la voglio beccare bella. Allora, giro, giro, giro. Vacca, come te ce ne sono pochi. Allora, questa mi interessa perché dovete sapere che io in passato ho spesso fatto questa domanda a Vacca. Te la fa Radioactive Monkey e ti chiede che musica ascolti in questo momento. Questa è una domanda che io ti ho fatto tanto negli anni, soprattutto quando ci frequentavamo di più, perché... sei sempre stato un bel po' avanti su quello che stava arrivando e quindi mi interessa la risposta. Guarda, ti dico, attualmente in questo momento mi è riscattata una passione per la dancehall, perché in questo momento è molto calda la scena. Però sinceramente io sono ancora legato a Cartel, il mio artista preferito, sto ascoltando tanto Mavado in questo momento, ma robe vecchie, non robe nuove. Hip hop è venuto a mancare un anno fa, il buon Nipsey Hussle, era il mio artista preferito da anni ormai, mi rispettiamo molto nei suoi valori.
nel suo modo di essere sia in strada che in studio, prolifici tutti e due. È venuto a mancare un esempio per tutta la comunità. Assolutamente. YG, ascolto West Coast. Sei sempre sulla West Coast alla fine. Sì, però ultimamente ti ho detto, è rientrata molto la dancehall e poi io prendo sempre come per elevarmi ciò che io faccio, ok? Quindi parto dal mio ultimo lavoro e da lì devo superare il mio ultimo lavoro. Di conseguenza poi tutto ciò che ascolto non è che viene realmente a intaccare ciò che io vado a creare. Però fa sì che riesca a mischiare nel modo corretto tutto quello che poi verrà fuori in futuro. Nonostante magari non vado ad ascoltare realmente i trend del momento, tipo, bro, io anche solo un Drake non riesco ad ascoltare, ok? E con questo non è che dico che il tipo fa cagare o robe del genere, ma non è proprio la mia, non è proprio la Certo, mia, è troppo soft, è non è una roba troppo. che ti piace, ma ci sta, ci sta. Sì, io vado sulle robe che rispecchiano più il mio modo di vivere, il mio mondo. Quindi sono attaccato a quella violenza musicale che mi fa svegliare ogni giorno e mi dice con chi cazzo devo combattere domani, anche se non c'è nessuno con chi cazzo devo combattere con me stesso, di conseguenza devo comunque combattere e portare a casa il pane, semplicemente. Senti, parlando di West Coast mi è venuto in mente che domani alle 5 faccio una cosa con un amico, tra l'altro che è in comune, che è Luca De Gennaro, col quale ho dei ricordi che legano un pochettino, che non diciamo nulla di non così dicibile, ma per rispetto di Luca non sappiamo se possiamo dirlo o no, quindi non lo diremo. Che grande. Però domani sarò in diretta con Luca De Gennaro a parlare di Tupac, ecco, visto che parlavamo di West Coast e di personaggi che ci hanno ispirato tanto negli anni. Assolutamente. Domani, insomma, ci faremo questa chiacchiera su Tupac. Ale, io sono molto felice di aver parlato con te, di averti visto. Guardalo lì, Pac, guardalo lì. Bro, sono una roba, anch'io sono super felice, voglio approfittarne per ricordare appunto che siccome bro, io non ho mezzi per pubblicizzare in questo momento il mio disco, se non con te anche in questo momento, quindi ringrazio te, ringrazio. E rinnovo i miei auguri a tutta la famiglia di Gianluca per il nuovo arrivo. Poi non vedo l'ora di abbracciarlo appena sarà possibile. Quindi grazie ancora per lo spazio che mi avete dato anche quest'anno, nonostante i casini dell'anno scorso, ma è stato divertente anche quello. Volevo solo ricordare appunto che domani realmente esce il mio CD, quindi domani sarà fattibile, siccome La versione fisica. versione fisica, ma che realmente ragazzi i negozi sono chiusi, quindi pensate solo alle sfighe mie, cioè nonostante abbia deciso tu di far tutto, di uscire comunque, hanno deciso loro di uscire il 24, io ero convinto che comunque anche il fisico uscisse il 10, il problema Max che Amazon non poteva spedire le copie, perché Eh sì, lo capito, so, è solo i vero. beni C'è stato quel primari problema lì. potevano spedire, di conseguenza il disco attualmente potrete acquistarlo anche da adesso su Amazon, sia il vinile che il CD. Da domani, se riuscite a svaligiare i distributori, perché sicuramente i negozi non saranno aperti, se li volete aprire voi, ragazzi, fatelo. Tanto una volta che sono arrivati lì, a noi ce l'hanno pagato. E basta, Max, spero di vederti il prima possibile. Anch'io, anch'io, mi ha fatto piacere e l'abbiamo fatto davanti a un sacco di gente. Sono contento perché abbiamo parlato della tua musica, però al di là della parte promozionale mi ha fatto piacere rivederti e mandarti un abbraccio grande. E poi dai, ci vediamo quando sarà possibile. Domani esce la versione fisica. Oh, in bocca al lupo, Bad Reputation, vacca qui ai Pop TV. Ciao Ale. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi!
Abbiamo fatto forse un po' tardi rispetto al previsto, sono le 22:45. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio Vacca per il tempo che ci ha dedicato. Vedete che TV, scusate, ho il telefono che sta scaricando. Ogni tanto facciamo qualche diretta qui sul profilo Instagram di Hip Hop TV, per cui seguiteci, vi mando un abbraccio, non so a che ora andiate a letto, per me è un po' presto, però comunque è un orario dove già si può dire buonanotte. Vi voglio bene e ci vediamo presto. Ciao ragazzi.